test sempre con la ciotola piccola. Li facciamo tritare mezza carota, mezza cipolla, un po' di sedano e meno di un gambo di sedano e uno spicchio di aglio, ovvero misto per soffritto classico. Dice qualcuno, dice non ci metto l'aglio, io a volte sì, non ce lo mettete se non vi interessa questo, ma vediamo se non sparacchia troppo. Pulse, e nei video precedenti mi sono dimenticata di dirlo, l'avevo messo nell'info box, se avete un iCompanion velocità 13. Una ventina di secondi, che le carote sono sempre quelle più toste, e direi che è venuto più che discreto. Un attimo che prendo la solita spatola. E con questo test per il trito da soffritto finito, al prossimo. Altro test, vediamo come trita il prezzemolo. Queste sono richieste che mi sono state fatte ieri tramite il canale e i commenti. Qui tutto bagnato, ma se voglio fare i test in maniera abbastanza veloce, vi sto mettendo circa 50 grammi di prezzemolo. Io qui ne avevo un mazzo, l'ho pesato pulito, erano circa 100 grammi, quindi ve ne metto all'incirca metà. Vediamo come si comporta. Anche in questo caso via il coperchio, così si riesce a intravedere quello che succede. In questo caso facciamo direttamente alla massima velocità, proviamo per 20 secondi, vediamo un po' se poi c'è bisogno di ritoccarlo, penso di sì. Non ce la fa a tirarselo giù, dovevo farlo a pezzi più piccoli. Ovviamente qui aveva finito, comunque dato che lo sta tirando giù facciamo in manuale. Calcolato che i primi 10 secondi praticamente sono nulli, sì, l'aroma è forte anche del prezzemolo per chi non lo ama.
diciamo che più o meno l'abbiamo fatto tritare per i 20 secondi che avevo impostato, se avessi fatto, non avessi fatto l'errore di non abbatterlo. Allora, adesso anche questo direi che è venuto più che discreto. Al prossimo video. E adesso facciamo il test con 50 grammi di basilico. Qui le foglie le ho già fatte un po' a pezzi, perché queste erano del basilico con foglie non grandi di più. Sì, lo so, dovrebbe essere perfettamente asciutto se volessimo fare del pesto, ma qui vi faccio vedere dei test veloci, quindi non sto seguendo la ricetta del pesto, ma vi faccio vedere solo come tritare il basilico. Attenzione che se invece fate il pesto, il basilico deve essere, il basilico e la pentola e gli accessori devono essere perfettamente asciutti, se no poi vi si ossida, vi cambia colore e viene bruttino. Proviamo prima qualche secondo in pulse. Circa 8 secondi. Qui devo per forza aprire e chiudere perché ho poca visibilità. Beh, direi, a parte un ramo che è avanzato e che eventualmente buttiamo, per il resto in 8 secondi direi che siamo a posto. Direi di sì.